nelle puntate precedenti di Classroom. La tua gioia mi riempie di tristezza. Credo che andrò in bagno a tagliarmi le vene. Il Brasile non è in Africa. No, cara, ti confondi, è proprio in Africa. Non la studiate la geografia lì? Ma da quando se ne sono andati in 5 della nostra classe, siamo troppo pochi. Come vorrei che un vortice magico ci portasse via di qui. Ragazzi, ma dove siamo? Salve! Questa ragazza è sta loca! Mio Dio, che cosa è successo? Semplice, ho detto una parola chiave e tutti abbiamo fatto un'azione stupida collegata alla parola chiave. È così che funziona in questa dimensione. Bene ragazzi, come già sapete quest'anno la nostra classe sarà mista, perché con noi ci sono i ragazzi dell'altra dimensione. Lui è il prof Buffering, ci impiega un po' a elaborare le informazioni. Senza dire nulla per farle innervosire. Veramente Riri è muta dalla nascita. Parli l'inglese? Quella è droga! Certo, zia! Oh, prof, ha già fatto effetto! Bene, ragazzi. Come già sapete, quest'anno saremo una classe mista perché ci saranno con noi ragazzi dell'altra dimensione. No, scusi, prof, veramente già da un mese che siamo qui. Oh no. Si è bloccato un altro volto. Guarda che comunque voi siete appena arrivati. Ah, divertente! Non era una battuta, siete davvero appena arrivati. Ma che diavolo dici? Ragazzi, diteglielo anche voi. Sì, Estela, siamo appena arrivati. Ma cosa sta succedendo? È un incubo. Oppure sto impazzendo? Non stai impazzendo! Oh mio Dio! Perlomeno non più di me. Allora, perché tutti dicono che siamo appena arrivati? Perché questa è la settimana senza regole. Senza regole? Sì, e indovina un po', tutte le parole possono essere parole chiavi. Vida loca! Lei è una vergogna per tutto il popolo sudamericano. No, perché la Colombia non è in Sud America questa settimana, ma in Africa. No! E anche il Brasile. No! Professoressa di biologia, come mi può spiegare che stamattina ci siamo trovate così? È possibile che in una particolare situazione climatica, in un particolare periodo dell'anno, si possa formare una fusione molecolare a livello subatomico tra individui aventi le medesime caratteristiche intrinseche? Eh? È la settimana senza regole, cosa volete che ne sappia io della vostra fusione? Come è potuto succedere? Avete per caso detto che siete inseparabili? Oh... E mi ha fatto anche promettere che sarebbe stato per sempre! No, 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 non voglio! La prego, non sa dirci se sarà irreversibile o se possiamo fare qualcosa, che ne so, mettere una pomata, prendere delle medicine e chiamare un esorcista? Tra una settimana sarà tutto passato, ma cercate di non dire più niente di avventato. Grazie. Ma quindi uno può dire quello che vuole e si avvera? No, anche le stranezze sono senza regole questa settimana. Ma quindi se io volessi i capelli come i suoi? E sai qual è la cosa più interessante? Quale? Quando una di queste mature, guarda. Oh! Bene ragazzi, oggi parliamo dei casi in tedesco. Casi? Tedesco? Ma cosa? Ja, Fräulein, tu per caso non sai dove ti trova? Ma sappi? Sappi perché non dici nulla? Ma la pianti, non ti ricordi che lei è muta dalla nascita? Oh, è certamente... No, no, aspetta, non è certamente come dici tu.
Sapi sa parlare. Aia! Perché sei così stupida? Ma è la verità! Sapi sa parlare tu! Aspetta, tu parli! È un miracolo! Aia, ma perché? Perché è la settimana senza regole, amica. Certamente come dice lei, prof, certamente. Oggi, in occasione della settimana senza regole, mischierò elettroni con i protoni. Sono proprio senza regole. Com'è simpatico! No, ma zia, cioè no, ma ce la fai? È noioso come vedere un bradipo che attraversa la strada. Gonna pick it up. Gonna pick it up and move it. Vabbè, ma la battuta elettroni protoni era bella, era proprio fuori dalle regole. No! Vuoi vedere qualcosa di davvero divertente e fuori dalle regole? Sì. Bella prof. Dimmi, studente Sballons. Stronzio di nome e di fatto. Mi sa che questa è meglio che non ve la faccio vedere, ma chi se ne fotte? Guardate un po'. Che schifo, vero? Sta cosa della settimana senza regole non mi sembra che sta avendo questo grande effetto. Guarda la Prof Valium. È sempre la solita maniaco-depressiva. Studiamo Leopardi, il pessimismo cosmico. Evviva! Ah sì? Non cambia nulla? No, infatti. E infatti non cambia mai nulla, siamo sempre qua, io e te, te e io, ma non sei stufo? No, perché sono qui con te. Oh mio Dio, non fare lo smilato, per favore. Ma cos'hai, Cri? Non sono più il tuo pici papero. Che noia, non ne posso più di te, sei sempre qui a fare gnignì, gnignè, cicci, cecè. Ma come sei bella, quanto ti amo, basta! Non ti sopporto più! Ma Cri, ma come? Ma non mi ami più? No! L'amore porta sempre dolore. Potresti darti alla poesia. Tutti i più grandi poeti della letteratura italiana erano degli sfigati in amore come te. Le sue parole sono sempre di conforto, prof. Ti vuoi suicidare? No! Ok, allora faccio io. Bella! Voglio tornare a casa! Prof, la situazione qui è diventata insostenibile. Quale situazione? Viva la vita! Io amo la vita, usciamo, c'è il sole, c'è il prato, ci sono le lepri, io amo le lepri! Questa situazione! Non vedo quale problema, è semplicemente allegro. Semplicemente, non è semplicemente! Lui è quello depresso, io sono quella che ama la vita, non possiamo invertirci i ruoli! Invertirci i ruoli? Che bello! Invertiamoci i ruoli! Happy, questa è la settimana senza regole. Ho capito, ma è diventato un peso! Ah, ok, proverò a fare qualcosa io. A più presto, grazie! Ragazzi, oggi in psicologia parliamo di depressione. Sì, depressione! Io amo la depressione! Non hai capito, studente Oscar. Tu sei depresso. Sì, io... Sono depresso. Io sono depresso. Lasciatemi solo. Ho finalmente un po' di normalità. No, non quella parola, no! Bene, ragazzi. Come già sapete, quest'anno saremo la classe mista perché ci saranno con noi i ragazzi dell'altra dimensione. No, scusi, prof, veramente è già da un mese che siamo qui. Sì, è vero, prof. Prof! Sei incantato un'altra volta. Ah beh, ne approfitto. Ho una strana sensazione. Mi gira la testa. Come se le cose non dovessero andare così. Sarà la puzza dei vestiti che non ti cambi. Oh, ma come ti permetti? E così tutto tornò alla normalità. Un momento, ma dove sono?